Noi siamo in compagnia di Paolo Nardovino, Main Trend Analysis. Paolo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alexandra, un caro saluto ai telespettatori. Una giornata estremamente interessante, bisogna dirlo, perché Wall Street ha aperto al di sotto rispetto ai livelli che ci immaginavamo solo un'ora fa. Dunque, che cosa è che causa queste fluttuazioni e queste vendite a Wall Street, a tuo avviso, in quest'ultima seduta della settimana? Allora, c'è da dire che oggi è la giornata, come dicevi tu, delle scadenze tecniche. I futures e le opzioni sui futures sono scadute in apertura del mercato. In mattinata abbiamo avuto le scadenze in Europa, che sono state, anche su livelli più bassi dei livelli toccati in settimana, perché il DAX ha fatto la scadenza a 15.600 punti, adesso sta al di sotto dei 15.500. La stessa cosa vale per l'Eurostoxx e il FTSE MIB in mattinata in apertura ha fatto la scadenza. Quindi è una giornata caratterizzata dalle scadenze tecniche. Il movimento che abbiamo avuto ieri sul Nasdaq, soprattutto sui titoli principali, su alcuni titoli importanti come Nvidia, Amazon, a mio avviso era legato alle scadenze tecniche, perché c'erano state degli short di call nei mesi scorsi, quando sembrava che il comparto tecnologico fosse quello più debole, cioè fosse il primo da vendere nei mesi scorsi, e gli short erano stati fatti appunto sulle call scadenza giugno. Quindi questo repentino rialzo degli ultimi giorni su Nasdaq io lo attribuisco a coperture veloci, quindi è confinabile nel tempo in queste sedute. Non sarei dell'avviso di considerare una nuova rotazione settoriale, insomma, come alcuni analisti hanno già paventato. A mio avviso si tratta soltanto di movimenti tecnici legati alle scadenze di fine giugno, le scadenze attuali. Quindi il movimento attuale che vede il Nasdaq è a 14.083, quindi siamo già sotto 120-130 punti dai massimi toccati in mattinata e toccati ieri. A mio avviso potrebbe essere l'inizio di una fase correttiva più ampia che poi valuteremo nella prossima settimana. C'è una cosa molto importante, c'è da dire, c'è stata l'affermazione qualche ora fa di Ballard, che è il presidente della Federal Reserve di San Luis, che ha detto che il suo dot plot lo ha messo addirittura alla fine del 2022. Quindi Sì, molto hawkish, bisogna dire, un'affermazione molto hawkish. quindi questo è stato il trigger che ha fatto girare repentinamente tutti i futures al ribasso, ed è un'affermazione che a mio avviso avrà importanza anche nei prossimi meeting della Fed, perché ha detto: naturalmente queste mie sono delle proiezioni, vanno valutate di meeting in meeting, perché noi ci basiamo su dati che hanno un'elevata volatilità, cioè non sono dati certissimi. Questa è un'affermazione che a mio avviso è molto importante e ha dato per la prima volta, c'è da dire questo, per la prima volta al mercato la sensazione che c'è qualcuno che effettivamente spinge per un rialzo dei tassi molto prima di quanto abbia affermato lo stesso presidente della Fed qualche giorno fa. In tutto questo dobbiamo dire un'altra cosa: noi siamo, da un punto di vista ciclico, a una scadenza molto importante, che è la scadenza di giugno, che è intorno all'equinozio, al solstizio d'estate. Lunedì c'è il solstizio d'estate. Queste sono date importanti per chi utilizza le tecniche di Gann, perché spesso titoli importanti del mercato americano fanno delle inversioni intorno a queste date. La volta scorsa, che ci siamo, la settimana scorsa ci siamo sentiti, io avevo dato delle indicazioni per la data del 15 e per la data del 21. Effettivamente il 15 abbiamo avuto delle indicazioni di inversione su alcuni titoli importanti, ad esempio su Facebook, visto che ha fatto il top il 15, ma anche lo stesso indice Standard & Poor's ha fatto l'ultimo massimo esattamente sul livello che avevamo indicato sul grafico settimanale. Dopo lo facciamo vedere. Lo mostriamo noi, Facebook, giusto? Sì, Facebook ha fatto, ma ci sono altri titoli che hanno fatto il massimo il 15, e oltre Facebook, altri titoli importanti del
del Dow Jones, dello Standard & Poor's, titoli proprio guida, hanno avuto il massimo, il top fatto il 15. Questa è una delle date importanti per alcune vecchie di Gann. Io le mostro ai miei clienti e agli allievi dei miei corsi, intorno alle quali è possibile intercettare un'inversione di trend del mercato se sono soddisfatte certe condizioni. Quindi, allo stato attuale, a mio avviso, non mi sorprende, a me non sorprende il fatto che adesso il mercato possa avere una fase, diciamo, di ritracciamento, una fase correttiva. Va valutata la settimana prossima, perché la settimana prossima è anche una scadenza importante, sono 65 settimane dal minimo che ha fatto a marzo. Eventuali rotture di minimi di questa settimana, nella settimana prossima, potrebbero avviare anche una tendenza più profonda di correzione, che è anche attesa sul mercato. Siamo in un mercato che obiettivamente è molto tirato, ha dato diciamo, tutto quello che poteva dare a rialzo. Adesso ci sono le condizioni per una fase correttiva. Naturalmente, finché non vengono violati livelli importanti, 4.000 dello Standard & Poor's, il 13.008 del Nasdaq, si tratterebbe soltanto di correzioni fisiologiche, quindi si fa una correzione e poi magari riprende la tendenza nella seconda parte, nella prima parte del mese di luglio. Per adesso io sarei prudente a continuare ad andare long su questo mercato. Io personalmente ho già aperto delle posizioni di basiste perché avevo anche indicazioni su indicatori di volatilità sullo SKU, sul VIX. Il VIX ancora non ha avuto un rialzo, diciamo, importante tale da poter affermare che siamo già in fase di volatilità, però ci sono altri indicatori come il VIX, che è l'indicatore che misura la velocità con cui si muove il VIX, e lo SKU soprattutto, che hanno dato già indicazioni di possibili fasi di volatilità nelle prossime settimane. Questa settimana era una delle settimane da monitorare, lo sto dicendo da tempo. Siamo arrivati ormai alla scadenza tecnica. Lunedì c'è il setup del solstizio. Da lunedì, a mio avviso, inizia un nuovo ciclo. Assolutamente sì, dunque torneremo sul VIX tra poco, tra l'altro si aggiorna fra 3 minuti il nostro VIX, però comunque rimane sotto quota 20, che vuol dire che non c'è da preoccuparsi, anche se oggi per quanto concerne il Dow, attenzione perché come possiamo vedere cede quasi 400 punti, però Paolo vorrei andare velocemente sull'indice del dollaro e poi vedremo anche le borse italiane, scusate le borse europee, ma anche Piazza Affari. Naturalmente, perché ci sono delle scadenze tecniche piuttosto importanti, vogliamo sentire il tuo parere, soprattutto per l'inizio di un nuovo ciclo. Ma dunque, prima un commento sull'indice del dollaro che è sui massimi da 3 mesi, sicuramente un traguardo importante legato alla Fed, legato un po' anche alla futura politica fiscale che sarà sempre meno presente, Sì, giustamente. il dollar index è salito proprio in concomitanza con le affermazioni del presidente della Fed. Abbiamo avuto un forte rialzo, apprezzamento del dollaro verso tutte le valute, cioè il dollar index ha dato indicazioni di questo, anche contro l'euro. Abbiamo superato, io avevo dato un livello la scorsa settimana, se ti ricordi, avevo dato 91 come livello di attenzione. Siamo adesso a 92, quindi abbiamo superato quel livello, è entrato in una nuova fase anche il dollaro. Questo ha comportato di conseguenza la rivalutazione, anzi, diciamo proprio una correzione importante sui metalli preziosi, perché Eh il sì. rafforzamento del dollaro ha portato un calo forte sia dell'oro, sia del silver, del platino, anche altre commodity se ne hanno risentito. Anche se a mio avviso questo calo è stato eccessivo su alcune commodity, sull'oro l'area 1770-1760 che ha raggiunto è un'area sulla quale potrebbe anche trovare un supporto l'oro. Però l'apprezzamento del dollaro per adesso è stato scontato fortemente dal mercato delle commodities, potrebbe anche portare delle correzioni, delle fasi correttive sui mercati azionari.
questo se dovesse prolungarsi nel tempo il riapprezzamento del dollaro. Qui. È un market mover importante il cambio euro-dollaro. No, no, assolutamente. Quindi, giusto per capirci, Paolo, per il momento stiamo parlando solo di un leggero storno, non di un inizio di una correzione sui mercati, dico. Sì, per adesso sui mercati è soltanto, oggi è una giornata di scadenze tecniche, quindi abbiamo anche volatilità, potremmo avere anche nelle fasi della giornata, perché c'è la scadenza dei futures che è stata in apertura, però le azioni, alcune opzioni che scadono oggi, scadono alla chiusura di oggi, quindi i movimenti di volatilità possono perdurare per tutta la seduta. Quindi io aspetterei la seduta odierna e la seduta anche di lunedì, che inizia il nuovo ciclo, poi dalla settimana prossima eventuali rotture settimanali del minimo di questa settimana, a mio avviso, sancirebbero un'inversione importante, quindi potremmo anche avere una correzione del 5%, 6% sugli indici. Allora, intanto volevo andare a vedere con te anche le borse europee, sono esattamente le 15:45, dunque Wall Street prosegue al ribasso, il Nasdaq cede mezzo punto percentuale, il Dow cede poco più di un punto percentuale e l'S&P 500 cede lo 0,74%, ma Paolo spostiamoci anche in Europa perché ecco, è proprio l'Europa che ha come dire, iniziato questo trend ribassista, questo lieve calo a cui stiamo assistendo, il DAX a 15.487 punti, per carità, i livelli sono tuttora altissimi, però si sta ritirando dai massimi storici anche il FTSE MIB, attenzione, sotto quota 25.500 punti attualmente, 25.300 punti. Quindi che cosa possiamo attenderci da ora in avanti, ma soprattutto ecco, aiutaci a capire come posizionarci, soprattutto a chi ci segue. Allora, il fatto che il DAX e gli altri mercati europei che già hanno fatto le scadenze tecniche siano orientati al ribasso adesso potrebbe essere sintomatico per quello che potrebbe succedere poi da lunedì per l'America, perché c'è un liberi tutti, diciamo, cioè c'erano stati dei movimenti legati a questa scadenza delle opzioni, sul DAX stamattina c'erano già delle intenzioni ribassiste, perché sono stati toccati dei livelli in apertura che poi non sono stati più visti anche durante la fase di scadenza, e dalla scadenza in poi c'è stata soltanto debolezza. Ecco, questo potrebbe essere un sintomo di quello che il mercato sta scontando per adesso in Europa, poi si aspetta tutta la fase di scadenza e tutto il settlement anche su tutto l'azionario americano, e da lunedì vediamo se è questo il nuovo. Diciamo la nuova visione che potrebbe caratterizzare la prossima settimana, le prossime sedute. Questo è un sintomo, a mio avviso, il fatto che in Europa si continua a correggere e a scendere dai valori che sono stati toccati prima della scadenza. Il DAX ha fatto il top, l'ha fatto il 14. Il 14 è anche una data importante anche sull'indice Standard & Poor's, perché erano esattamente 180 sedute dal minimo di dall'ultimo minimo che fece a settembre. Quindi sono tutte date che si incrociano in questa fase, massimi fatti in queste date, e sono stati fatti dei massimi in queste date, possono essere anche massimi che durano qualche settimana. Questa è la mia idea. Valutiamo adesso il movimento odierno. Io sarei molto prudente da oggi in poi, dalla scadenza. Molti titoli sono saliti tanto. Abbiamo visto, per esempio, in America il titolo Nvidia che ha raggiunto i 754 ieri, mi sembra, 753, livelli molto alti, con anche movimenti repentini al rialzo. Ma ci sono già dei titoli che stanno correggendo tanto. Ad esempio, se guardiamo il titolo Caterpillar, in 2 settimane ha perso quasi 40 dollari, cioè era un titolo che era salito tanto, aveva recuperato, aveva spinto tanto il Dow Jones, però adesso sta facendo una fase correttiva importante. Ecco, quello Caterpillar potrebbe essere un titolo, il ticker è CAT, CAT, potrebbe essere proprio un titolo emblematico di quello che potrebbe succedere poi sul mercato generale, perché Caterpillar è uno di quei titoli che fanno da indicatore generale per il Dow Jones.
Assolutamente sì, e poi volevo segnalare ai nostri telespettatori a livello di comparto bancario Citigroup che cede il 2% attualmente, ma ciò che disturba sono effettivamente le perdite nelle ultime 11 sedute consecutive, ha ceduto circa il 14%, quindi delle perdite non troppo significative in una sola giornata, ma comunque perdite sostenute. Attualmente siamo al 67,66%. Dollari per azione. Dunque, volevo chiederti a livello di Citigroup, non lo so se hai il grafico davanti a te, non lo so se soprattutto se stai vedendo il nostro grafico, questo può essere un buon livello d'entrata? Ma io, ripeto, sarei prudente ad entrare adesso sull'azionario americano. In A generale, prescindere dal settore? sì, prescindendo dal settore, siamo in una fase ciclica che potrebbe essere di esaurimento della tendenza rialzista di breve, ecco. Quindi mi aspetterei a mio avviso potremmo avere occasioni migliori nelle prossime settimane, prezzi più bassi degli attuali in generale. Poi sui singoli settori, i singoli titoli va fatta un'analisi più puntuale, però in generale, soprattutto sul big, aspetterei a rimettermi, diciamo, ad acquistare. Ottimo, beh, questo direi un punto importante. Volevo capire soltanto per quanto concerne ecco, anche il comparto bancario italiano, diamo uno sguardo velocissimo a tutto ciò che accade a Piazza Affari. Guardate l'Unicredit che cede quasi il 4%, Intesa poco più del 2%, BPER Banca, Mediobanca, Monte dei Paschi, che naturalmente non può essere paragonata alle prime 3-4 banche che ho citato, però anche Monte dei Paschi ben sotto la parità. Poi abbiamo Poste Generali in sofferenza. Insofferenza Telecom, da non menzionare il comparto energetico con Saipem, Eni e Tenaris ben sotto la parità, cedono le utilities, l'unico punto verde, bisogna dire, è TOTS che guadagna l'11,62%, e a questo punto vorrei segnalarvi che soffre tantissimo anche il comparto mobilistico con Stellantis e Ferrari ben sotto la parità, in particolar modo Stellantis cede 2,5%, quindi ci sono delle buone opportunità d'acquisto, sono solo movimenti legati alle scadenze tecniche. Allora, a mio avviso sono state buone opportunità di vendita la settimana scorsa, questi Stellantis, Ferrari a 180, Stellantis al di sopra dei 17,50, 17,30 che è arrivato, erano a mio avviso aree di vendita importanti. Per il riacquisto aspetterei, ripeto, siamo questa è la prima giornata in effetti poi di correzione ed è anche una giornata soprattutto sul mercato italiano, è una giornata post scadenza e post dividendi. Quindi era anche attesa una fase di correzione e di storno del mercato, soprattutto sui titoli come Stellantis e Ferrari che avevano corso tanto nelle settimane precedenti. È una fase correttiva, è appena iniziata, siamo all'inizio, quindi facciamo attenzione, non è che si compra il primo giorno di correzione, io aspetterei ad acquistare. La mia idea è quella che possiamo vivere anche un periodo di storno che porta l'indice nuovamente al test di quella famosa resistenza che ha caratterizzato i 24.500 punti. Ecco, potremmo ritrovarci lì l'indice italiano. Quindi io aspetto, non acquisto e non do indicazioni di acquistare a questi prezzi. Ottimo, allora in conclusione vorresti ecco, aggiungere qualcosa, magari qualche argomento che non siamo andati a toccare perché poi andiamo in pausa pubblicitaria? Il petrolio non l'abbiamo ancora visto e toccato, è l'unico asset che per adesso sta resistendo nell'area al di sopra dei 70 dollari. Ha fatto un test a 72,99 come massimo, il future, quello in front, quello diciamo il continuous. Io avrei anche una possibilità di test ulteriori più alti in area 76, che è il massimo che fece nel 2019, quella è un'area di resistenza importante. Finché si mantiene al di sopra dei 68 come livello spartiacque, se dovesse scendere nuovamente sotto 68, allora sul petrolio potremmo, sul WTI,
potremmo dire che il top fatto a 73, il 72,99 è il top di periodo, altrimenti potremmo anche vederlo con escursioni in area 75-76, dove lì mi fermerei, ecco, come fase rialzista. Ottimo, grazie mille Paolo Nardovino, Main Trend Analysis, grazie per essere stato con noi, per averci fatto compagnia in questo venerdì molto interessante, tanta carne al fuoco sicuramente, e senza alcun dubbio ci riaggiorniamo settimana prossima. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.